Padre Pio non ha mai più avuto la possibilità di scrivere, di sentire, come se fossero morti l'uno per l'altro. Non è questa una circostanza intollerabile, una violenza straordinaria umana? Eppure Padre Pio è riuscito a vivere, potremmo dire serenamente, certo ha pianto, e come si ha pianto, ma allo stesso tempo ha avuto fede. E quella fede lo ha risollevato e gli ha dato la forza, il coraggio di superare ogni cosa. E allora in questo giorno, in cui ricordiamo anche la sua beatificazione, 21 anni fa, oggi santo, il pontefice Giovanni Paolo II lo riconosceva beato. Che grande gioia, ognuno di noi potrebbe dire esattamente dove si trovava quella giornata bellissima, indimenticabile. Ecco, Padre Pio che ci sorride dal cielo ci dà anche la possibilità davvero di ripensare la nostra vita, soprattutto i momenti più critici. Non siamo soli, soprattutto e prima di tutto c'è il Signore con noi, capace di operare qualunque miracolo. Ma poi ci sono anche i santi, c'è Padre Pio, c'è Giovanni Paolo II, grandi testimoni non solo della sequela perfetta di Gesù, non si sono mai tirati indietro. Come Pietro, ogni giorno hanno pronunciato la loro professione di fede e hanno conquistato quella palma di gloria che il Signore destina ed è pronto a donare a ciascuno di noi.